Sindaco, allora parliamo di questa apertura di via San Vito che è stata anche tanto criticata per i tempi che sono stati abbastanza lunghi e lenti, come mai? Oggi si riapre la via San Vito e ho indetto questa conferenza stampa naturalmente per far capire ai miei concittadini quello che c'è stato dietro, il lavoro che c'è stato dietro, non è assolutamente, non sono stati tempi lunghi, ma poi magari le spiegherà nei dettagli l'assessore principato. E da 2 mesi che ci stiamo lavorando, sono stati effettuati i carotaggi, le analisi dei campioni prelevati e questo ha permesso sì poi di poter fare un progetto idoneo e quindi poter riaprire la strada. E se fosse stata una cosa mia personale, penso che in 20 giorni un muro di casa mia l'avrei fatto, ma in questo caso, capite bene, i tempi burocratici, gli affidamenti, le gare, i bandi, gli impegni di spesa e con anche la stagione estiva, perché si parla di luglio e agosto, proprio in pieno Ferragosto, quindi penso che i tempi, io li chiamerei tempi record. Nei particolari penso che il mio assessore può essere più preciso. Ecco. È importante sottolineare da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da un fermo disposto dai vigili del fuoco per un problema di stabilità del muro. Quindi si è posto da subito un problema di incolumità delle persone che ovviamente passano nel muro, quindi noi siamo andati in una fase di analisi preventiva di quelle che potevano essere le alternative e gli interventi da poter realizzare. E del muro che cosa si conosceva? La presenza di uno spangiamento era visibile dai primi sopralluoghi che abbiamo affettato congiuntamente con la protezione civile, poi successivamente il genio civile, ma anche con gli stessi vigili del fuoco, erano visibili delle lesioni, un ricompiamento come dicevo e la presenza di apparati radicali che hanno staccato nella porzione superiore il cordolo. Quindi siamo andati poi ad analizzare quelle che sono un po' la parte geologica, abbiamo trovato che il muro sta in una zona R4 che è una zona ad alto rischio, quindi inizialmente fiduciosi di poter con un puntellamento mantenere sulla struttura e riaprire subito la strada, abbiamo fatto i primi calcoli di intervento con un puntellamento sia metallico che in legno per un sostegno della struttura. Già a giugno abbiamo fatto anche una richiesta alla Protezione Civile di un finanziamento perché l'intero intervento cumula circa 250-300 mila euro di intervento totale e non essendo disponibile nelle casse del Comune abbiamo optato per un'azione alternativa. L'azione alternativa ovviamente qual è? È quella di andare a sondare quello che effettivamente è la condizione del terreno, perché non conoscendola uno si mette nella condizione peggiore, ma sapendo tramite dei sondaggi quello che c'è realmente dietro il muro, quindi quello che sono le effettive distanze e le zone di ancoraggio, si può fare l'effettivo intervento. E nel frattempo abbiamo fatto degli impegni di spesa, come diceva il sindaco, quindi per il primo affidamento dei consolidamenti che sono stati effettuati non solo sulla zona del muro che aveva la problematica dello spangiamento, ma su tutto l'intero muro. Perché? Perché quello che oggi abbiamo realizzato è un intervento limitato alla zona che risolve il problema della instabilità del muro stesso e della porzione. Ma a quello poi sicuramente andrà associato un intervento molto più compatto. L'intervento in che cosa consiste? Consiste fondamentalmente in un consolidamento del muro, più che altro di una messa in sicurezza con delle chiodature e una rete a doppia torsione che viene risvoltata anche nella parte superiore in modo tale da mantenere praticamente stabile tutta la struttura. Il nostro intervento è stato ovviamente abbastanza repentino, subito dopo l'annuncio del problema dato dal sindaco, quindi siamo andati subito velocemente a fare un sopralluogo per poter controllare direttamente in prima persona la situazione, dopodiché abbiamo immediatamente attivato le nostre conoscenze per poter approntare un progetto di messa in sicurezza quanto più veloce possibile che permetta assolutamente la riapertura della strada, che infatti in sicurezza assolutamente. Una battuta veloce sulla sua competenza di geologo, dottore Calamita. L'amministrazione è intervenuta tempestivamente per mettere in sicurezza un muro, questo era il vero problema, ecco perché si è perso
qualcuno dice del tempo. Era necessario capire quali erano le problematiche geologiche che coinvolgevano questa parete che era contenuta da un muro in blocchetti di calcarenite. Abbiamo fatto le indagini che l'amministrazione ci ha affidato, da queste indagini abbiamo capito qual era la problematica, per fortuna era meno complessa di quanto si pensasse, allora con semplici lavori come sono stati progettati dall'ingegnere Tornabene, l'amministrazione ha potuto mettere in sicurezza il muro e quindi riaprire la strada. Questo è quanto si è fatto in tempi brevissimi, ritengo.